Ulteriori passi verso la ripartenza del campionato di Serie D. Dopo il protocollo Covid, la Lega Nazionale Dilettanti ha sottoscritto un accordo con Federlab Italia, la quale, attraverso le proprie strutture sanitarie associate sui territori, fornirà la strumentazione necessaria per eseguire i test nelle 72-48 ore antecedenti le partite di campionato. Entro mezzogiorno di domani, le società che vogliono aderire alla convenzione dovranno inviare una PEC. L'accordo, tra le altre cose, prevede la fornitura di tamponi nasofaringei per test rapidi antigenici al costo di 9,50 euro ciascuno. Effettuazione di test molecolari per coloro che hanno avuto la diagnosi di positività al test rapido al costo di 30 euro ciascuno. E poi ancora fornitura di una postazione mobile all'interno della quale effettuare i test antigenici e l'eventuale prelievo dei campioni per test molecolari da processare poi nel laboratorio associato Federlab. Consulenza su tutti i comportamenti e le procedure da attuare in caso di esito positivo del test. Nella convenzione non è ricompreso il prelievo del campione biologico, che comporta un ulteriore aggravio di spese di 40 euro per seduta. Altrimenti una società può demandare il prelievo al proprio medico sociale o più in generale a personale medico e paramedico adeguatamente formato. Dunque ci si avvicina al ritorno in campo e, salvo sorprese, domenica prossima il girone F di Serie D disputerà la settima giornata con il big match tra Campobasso e Notaresco, il derby tra Pineto e Giulianova e le trasferte del Castelnuovo a Piedimonte Matese e della Vastese a Castelfidardo. Restano tre recuperi da calendarizzare nelle prossime settimane: Cinzia Albalonga Campobasso, Rieti Porto Sant'Elpidio e Porto Sant'Elpidio Giulianova. Intanto vale la pena ricordare che sempre entro domani, via PEC, le società dovranno comunicare le 40 persone che fanno parte del gruppo squadra, tra calciatori, staff tecnico, sanitario e dirigenza, e che saranno sottoposti a test antigenici nelle 72-48 ore antecedenti le partite. In base al protocollo Covid, se ci saranno diagnosi di positività, il tesserato o i tesserati saranno sottoposti a test molecolari per la conferma della diagnosi, isolati e non a disposizione per la partita. Gli altri potranno giocare. La gara sarà rinviata in caso di più di tre casi di positività tra i calciatori, oppure, in caso di tre positivi, se sono tutti e tre under o vi sia più di un portiere coinvolto.